abbiamo attraversato tramite alcune tappe il fiume Belice per compiere un'azione di monitoraggio ambientale. Abbiamo svolto il campionamento in tre tappe delle acque del fiume e abbiamo scelto tre luoghi in particolare. Una parte del fiume vicino al territorio della contrada Molino Firriato, la seconda nella contrada Borgovecchio e la terza la foce del fiume Belice. I tre punti, le tre tappe sono state scelte perché hanno più o meno un impatto dal punto di vista antropico. La prima tappa in particolare ha delle coltivazioni di oliveti e di vigneti, ma tutto sommato è un territorio abbastanza poco contaminato. Nella seconda ci avviciniamo già alla foce, di conseguenza l'impatto antropico sia di attività agricole e industriali è maggiore. La foce è un territorio un po' diverso perché attorno insistono degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive alberghiere, per cui l'impatto antropico sarà, immaginiamo, sicuramente maggiore. Tramite un rapporto dell'ARPA pubblicato nel 2019, che riporta dei dati del 2016, sia il fiume Belice destro che il fiume Belice sinistro sono stati dichiarati corpi idrici a rischio. Nell'ultima relazione POA, il piano operativo per le acque superficiali, parliamo di analisi svolte nel 2005-2006, il fiume Belice viene comunque dichiarato con uno stato di salute non buono, quindi con dei parametri che stanno al di sotto della sufficienza se li mettiamo in relazione a altri territori con un simile impatto antropico. Di conseguenza, monitorare e fare delle analisi delle acque del fiume Belice anche a distanza di qualche anno significa, da un certo punto di vista, prendersi cura del territorio, comprendere quali sono, per esempio, le specie faunistiche, l'avifauna, ma non soltanto, a rischio quali sono gli agenti inquinanti e che impatto hanno sul territorio della Valle del Belice. Naturalmente parliamo del territorio della parte di fiume che insiste sul territorio della riserva, ma non solo. Le altre tappe che abbiamo attraversato appunto non fanno parte della riserva, ma si tratta sempre del fiume Belice. I dati che verranno fuori da questa analisi saranno pubblicati e l'intera comunità del territorio verrà portata a conoscenza di questi dati anche per provare magari a costruire insieme delle azioni di prevenzione dei rischi ambientali che il fiume Belice oggi corre. Il progetto Startup Belice ha inaugurato, diciamo, una nuova attenzione e una nuova sensibilità nei confronti della riserva. Infatti abbiamo in qualche modo portato qui delle scolaresche, abbiamo organizzato delle escursioni e abbiamo documentato diverse parti della riserva in modo tale che anche la comunità potesse in qualche modo conoscere e riconoscere la ricchezza che sta in questo territorio. E oltre a questo territorio, oltre a questo lavoro di informazione e di sensibilizzazione, abbiamo fatto delle azioni di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile nelle scuole. In più, a breve installeremo dei pannelli informativi costruiti con della posidonia pressata proprio qui in riserva, che diventeranno patrimonio di tutta la comunità.